Poi in attesa che se potete salire intanto, Luciano D'Alfonso e vorrei anche sollevare un'altra problematica. Come la Regione Abruzzo intende sostenere economicamente tutti questi treni una volta realizzati? Questa è una domanda che a livello regionale dovete chiederlo. Allora, Modena si è accorto. Recuperiamo il bandolo della matassa, perché le cose dette sono tutte utili, tutte. Però ogni tanto io ho visto che si sta sdraiando la riunione importante. Attenzione a pensare che quando si fa un'opera pubblica non sia possibile la variante. Attenzione. Non lo possono dire, non è vero, non ce lo possono far sentire. Ogni opera pubblica ha la possibilità della variante. Sentite. Questo è il punto numero uno, va scritto grande come quel manifesto. Ascoltate. Lì. Nessun alcolizzato delle istituzioni può stabilire che un'opera pubblica non è sottoponibile a variante. Non esiste questa bugia. Ma questo fanno passare. Lo so che lo fanno passare. Adesso vediamo perché diffondono questo. Perché c'è sempre un interesse, sappiate, c'è sempre una ragione. Adesso vediamo di spogliare la ragione per cui hanno messo in giro questa bambola che non si può fare la variante. Se un'opera pubblica viene fatta con lo sputo progettuale, perché questa è un'opera pubblica concepita da lontano con lo sputo progettuale, che cosa crea un'opera pubblica senza un progetto di qualità concepito a regola d'arte? Crea problemi. Se ci sono i problemi, allora i sindaci locali, quei due o tre viziati, hanno modo di richiedere le opere di compensazione. Ascoltate. Queste non vengono fuori, queste cose, alle riunioni che si fanno in regione, perché lì hanno in testa braccialetti, collanine e regalini. Sentite, sentite! Quando fanno quelle riunioni con i caffè che vanno e vengono, chiaramente nessuno ha chiaro in mente che se faccio un'opera pensata con i piedi, poi nasce il diritto della compensazione. Il primo Di Pietro, ministro dei lavori pubblici, disse: io annullo le opere di compensazione perché faremo progetti di qualità. Lo voglio dire ai consiglieri regionali presenti, io conosco l'arredamento, le falegnamerie di quelle stanze, il gioco di specchi che accade in quelle stanze. Non è vero che l'opera di compensazione paga o aggiusta, crea rapporti di amicizia. Volete sapere perché crea rapporti di amicizia? Adesso andiamo avanti. Perché poi sono risorse che vengono affidate in ragione dell'urgenza, senza particolari contratti, procedure. Sentite. Volete che vada avanti ancora? Sentite. Sul modello. Ascoltate. Di quella specie di statua di fondi che è stata la statua dei fondi degli 8 milioni dell'Interporto. Giravano come delle stelle quegli 8 milioni, sono passati quasi 20 anni, sono dei salvadanai velocissimi nell'essere collocati. Sarò ancora più duro perché mi aspetto che qualcuno depositi un confronto verità davanti ad un'autorità giudiziaria per questo che dico. Allora, noi non vogliamo che si facciano le opere di compensazione, non vogliamo che si spendano 300 milioni di barriere antirumore, perché anche quei 300 milioni vengono comperati senza procedure, vengono affidati senza procedure. Meno opere di barriere antirumore, più opere giuste, che evitano che l'opera sia un cazzotto contro la vita delle imprese, delle famiglie e delle case. Qual è l'inganno che ci hanno rifilato? Uno, hanno detto che la variante plus era stata bocciata. Non è vero. Non è vero per nulla. Sentite. Non è stata esaminata. Intaghiamo. E la cosa straordinaria che a chiunque abbiamo chiesto, nessuno sapeva dei difensori dell'opera che la variante plus non era stata esaminata. Sembrava di essere tornati a Fontamara, vi ricordate quella storia dell'acqua? Nessuno sapeva raccontare la cosa giusta. Questo accade quando in testa ci sono
collane, regalini, donazioni, meccanismi di compensazione, perché uno sta a pensare a quella cosa lì come se fosse un meccanismo erotico che c'ha in testa. Sentite. L'altra grande questione è la variante plus: migliora o non migliora? Sul piano materiale si può fare o no? E a rischio idraulico o no? Non c'è il rischio idraulico, ma non perché Sant'Emidio ci protegge. Non c'è il rischio idraulico perché ci stanno le vasche di laminazione, 57 milioni di euro. Ma la cosa pazzesca, delinquenziale, è che chi ha progettato questa infrastruttura ha scritto che c'è il rischio idraulico perché non se n'è accorto, perché non c'è andato lì, sono andati nei ristoranti, ma non lì. Bella questa, un grande applauso, vergogna. E poi permettetemi, non c'è nessuno in questa platea, nessuno, come sanno i poliziotti, che ha vinto più cause di me, come sanno bene i poliziotti, anche contro di loro. Ho vinto, non quelli che stanno qui, che sono brave persone, li vedo anche dagli sguardi. Ma come si fa a dire abbiamo perso al Consiglio di Stato quindi non vale niente? E che ci vuole a vincere o a perdere al Consiglio di Stato? L'importante sono gli elementi documentali che si producono. Se il Comune dà calci ad una ipotesi di variante, è chiaro che il Consiglio di Stato fa la fotografia. Come Iezzi, dove sta il fotografo Iezzi? Come Iezzi sa, le sentenze fanno le fotografie di quello che ci metti dentro. Se volevamo vincere, i comuni dovevano essere armoniosi, i documenti dovevano essere non balbuzienti, la linea doveva essere coerente. Non traditrice! Se ognuno ha pensato al suo, quella storia maledetta delle collanine, dei braccialetti, dei doni, delle opere di compensazione, è chiaro che il comune ha cambiato le carte in tavola. Sentite? È chiaro. Vergogna. Però, siccome io non sono un giornalista, che fanno un grande mestiere, io non ho il compito di raccontare i fatti, ho il compito di provare a cambiare i fatti. Come si fa? Non con le riunioni di plastica, non si cambiano i fatti con i tentativi dei belati. Noi sappiamo che il ravvedimento operoso è possibile sempre, alla condizione che si generi volontà. Noi dobbiamo insistere sul meccanismo della volontà, perché se facciamo la variante plus non ci perde nessuno, non ci perde neanche l'impresa che si è preso il lotto dei lavori. La vogliamo dire meglio? O la diciamo meglio? Cosa facciamo adesso? La diciamo meglio: non ho mai visto un'opera ferroviaria che è cominciata con 100 ed è finita con 100, finisce con 250, con 280. Il colosso che ha vinto qui è un colosso che ha molta forza e si diverte quando sente che ci sono territori che contestano, perché il contratto è sicuro e se c'è da fare altro naturalmente non fa opposizione. Il colosso, se volete ve lo pronuncio pure chi è il colosso, si chiama Caltagirone. Però guardate, può essere un nostro alleato, perché intanto la società ha messo al sicuro il contratto. C'è un altro fatto nuovo per il quale noi dobbiamo dire le preghiere: è cambiato l'amministratore delegato della holding ferroviaria, è il più bravo di tutti, è arrivato 4 settimane fa, è uno che ha fatto benissimo in Acea, ha fatto benissimo a Terna e adesso è arrivato qui. Io non posso andare oltre per altre ragioni, perché lo stimo, non posso invocare rapporti di amicizia perché questo genera risentimenti, dispiaceri politici, però noi dovremmo attivare col ruolo del comune di Chieti, che è un comune vero, proprio perché ha saputo dire di no, è un comune vero. Proprio perché ha saputo dire di no. Vero, giusto. Onesto. Sono comuni veri i comuni che hanno detto di no, e voglio considerare comuni veri anche quelli che hanno detto di sì, perché potrebbero fare Maria e Maddalena: prenditi quello che vuoi, aiutaci a fare gol. Si può fare l'uno e l'altro. De Luca padre avrebbe fatto l'uno e l'altro sicuramente. De
De Luca padre, lo possiamo invocare De Luca padre? Sì. Secondo me sì. Sì, sì, sì. Una volta De Luca padre, vedo Gaetano Villani, mi disse, replicando una frase di Pertini, dove stai Gaetano? A birbante, birbante e mezzo, te lo ricordi Gaetano? Possiamo pretendere che una volta questa regola valga per tutti? Faccia il comune di Maroppello brigante e mezzo, uno per la parte viziata e l'altra metà per tutti. Organizziamo una condotta che risolve i problemi di tutti. Non raccoglie. Mettendo insieme, io sono convinto che si possa ancora non fare. Raccoglie, non io raccoglie. Io voglio consegnare il trono del successo a chi fa ravvedimento operoso. Non raccoglie. Fino a ieri si è sbagliato con atteggiamenti sbagliati. Da domani cominciamo una condotta che punti nella stessa direzione. Non raccoglie. Chiedendo un confronto ad ogni livello. Guardate, e concludo, perché dovete parlare anche voi. Nelle opere pubbliche, se si presentano i problemi, sono contente anche le imprese. Ve la devo dire ancora meglio? L'avete capito? Sì. Qui ci sono ingegneri di prima fila che sanno quello che sto dicendo. Io non ci rinuncio a spiegare che la variante plus si può fare, perché noi non dobbiamo avere la TAV qui. La TAV ha impiegato anni, costi insostenibili, perché il progetto venne fatto con i piedi. Le opere pubbliche non devono distruggere la vita, le imprese, le case, perché qui per 40 anni siete stati una landa. Mo che state diventando una comunità, vi arriva questo cazzotto in testa. Ecco perché bisogna correggere, e questa cosa non si può non capire. Noi vogliamo la velocità ferroviaria, come la vogliono tutti in Abruzzo. Vogliamo che si faccia un progetto di qualità, perché le società che sanno fare progetti di qualità ci sono. Vogliamo che l'impresa che ha preso i lavori li faccia. C'è le zolle di terra qui a destra, andiamo lì, alle zolle di terra. Sì. Questo è il punto. Sì. E ci sono le regole che consentono questo, si chiamano varianti. Lo prevede la prima legge organica delle opere pubbliche, 1865. Sentite. Si tratta solo di comporre le volontà. Io non voglio vincere, non voglio vincere. Io voglio fare in modo che l'opera pubblica non ci faccia vergognare fra 30 anni. Buona giornata. Esatto, grazie. Bravissimo, un grande applauso.